Salute a tutti per suo secondo Un giorno un luogo in storia di Viumorbo. Siamo oggi in Predagnolo. Predagnolo è un paesolo in comune ad Usuladio, di un paesolo abbandonato, non c'è più nemmeno che campa qui, ma siamo con Jean-Pierre Cavatorti, che è lui, è nato qui e ha passato la sua gioventù qui. Allora, Jean-Pierre, qui è la vostra casa? Qui è la nostra casa, la casa paterna e materna. E io in due sono nato. Ed è sorto di una famiglia di 13 figli. E hanno grandato tutti i vici. E giustamente, come si passa la vita di tutti i giorni per mangiare? Per mangiare non c'era nessun problema. C'era di mangiare, c'era charcuteria, c'era farina, che facevano pane sopra la piazza, qui c'è il giardino. C'era la volontà, e dopo c'erano noci, fichi secchi. Appena di tutto, non abbiamo mai mancato di nulla. Anche in tempo di guerra? In tempo di guerra allora c'era quasi, più che di dialogo, più che dappertutto. E tutto quello che giungeva qui se ne andava con qualcosa. O un formaggio, o un salciccio, o tutti giungevano qui, che ce ne volava assai da Usuladio, volavano qui. E non era mica troppo lontano per andare a scuola? Andare a scuola qui ce ne contava un'ora e quarto, un'ora e mezzo. Era lontano che curavamo vince e curavamo la mano e facevamo la sera. E quando tu surti la sera, che lo piovia, ci voleva fare la stessa. E quando tu giungi qui, non c'erano manco tanti panni per scambiarsi. Ci voleva accanto a fuoco, a girarsi, poi scaldarsi e asciugarsi a fuoco. E quell'altra mano riparta. Era difficile, era una vita difficile. Era una vita difficile. Ma per noi a Valle la troviamo difficile, ma tanto, non sappiamo mica, non conosciamo mica meglio. E per noi era bella, o meglio, l'abbiamo conosciuto dopo, rosamente. E c'era l'amore, l'affezione? Amore più che a Valle. C'era più affezione familiare, c'era più affezione da gente che giungevano, c'è amicizia, una grande amicizia. Vedi, quindi noi siamo, a sera veglia. Ci riuniamo tutti qui a Veglia, ognuno raccontava la sua storia, la sua vola, appena di tutto. C'erano o più che ne sapia, diceva. Allora, c'erano quelli che magangiavano, e la magangia c'era. C'era, diciamo. C'era già la magangia, e passavamo la nostra vita così. Ed eravamo rosi, E quanto c'era famiglia all'epoca qui? Qui tutto il circondo, io ci ho conosciuto 18 famiglie. Quanti erano ti ha poco preso? Una cinquantina c'erano, sicure. Allora, quando siete partiti da qui? La mia famiglia cominciò a partire da qui, diciamo a lei, in 39, innanzi che in la guerra, e stavano al ponte di Solenzano. E dopo come era cominciata la guerra? Hanno regolato qui, c'è stato qui, e abbiamo seduto qui, hanno ripreso a fare andiamo a parte da 42, 43, ed io qui i miei fratelli qui, siamo fermati qui, qui capre, porci e tutto, continuo a fare vita, a fare caso, e semente l'annata 52. 52 siamo venuti i capre tutto e ce ne siamo volati tutti in piedi. Per chi fa? A cercarsi di travagliare, di vivere appena diciamo meglio, lì. Ma qui non era mica una cattiva vita, ma era una vita dura. Ci voleva travagliare, ci voleva arrospare per mangiare. La salsiccia e picatelli non ne mancava. Potevamo entrare appena? Potevamo entrare in Trento, per fare gioia, tutto ciò che è in Trento. E mandare. C'era la salpizza qui? Allora, qui c'è, non so mica poco tengo di conto di vedere ciò che c'è oggi, che c'è, ma c'era tutto, la casa pulita, c'era tutto, c'era tre letti, uno qui e uno là. Qui c'era, diciamo, sala mangiare e cucina. A peccata qui c'era tutta la charcuteria, e un cammino per riscaldarci. E veramente la televisione, tanto. Ogni tanto viaggiava mica, allora ci voleva stare come non potevamo. E a mia mamma, quando era da partorire mia mamma,
Era qui che la porto io. Faceva qui, cioè, quando zia che gli era a sacio fame, diciamo, a sacio di lebbega. Ah, quando lo stavamo noi qui, cioè, evidentemente, non avevamo mica l'iPad. No, non c'era mica l'iPad. Ah, vale, che non ha mica l'iPad, non ha mica me. Un telefono portabile, cioè, un viaggio amico al telefono, come sarà? Beh, voglio dire un affare. Sono contento di aver giunto, non ci temo. Ti saremo non ci temo, una lì. Di un dia, a poter vedere che qualche sia vega, come ne abbiamo vissuto, e la vita che ne abbiamo passato. E perciò un mondo era da vedere. Questo paesolo qui, ti saremo un paesolo, paesolo. Bon Jean-Pierre, vi ringrazio. Francamente mi ha fatto piacere, vi dico. E a me gli stessa, e vi dico bene anche io. E alla prossima volta. E alla prossima. Allì. E domani andremo a scontrare la soggio Mimmo Radio Viumurbo che ci parlerà di Astodia, di deportati dell'isolaccio.